di scisto, manna per l'economia o miraggio? L'esperienza americana è applicabile all'Europa? Per quanto riguarda l'eventualità di replicare in Europa l'esperienza statunitense con il gas di scisto, bisogna anzitutto sapere che non ci sarà alcuna rivoluzione energetica in Europa se il prezzo del gas non cala. Negli Stati Uniti il prezzo del gas è sceso di molto, praticamente di 2/3, ed è questo che ha permesso alle industrie americane di acquisire una maggiore competitività, creare nuovi posti di lavoro e dare vita a una reindustrializzazione. In Europa invece non c'è nulla che lasci presagire un calo dei prezzi del gas pari a quello degli Stati Uniti, anzitutto perché il mercato è diverso, più rigido, con prezzi indicizzati su quelli del petrolio, contratti a lungo termine. Già il costo dell'estrazione è da noi poi molto più elevato, perché l'Europa è molto più povera in infrastrutture, ma anche perché le nostre norme ambientali sono molto più strette di quelle degli Stati Uniti. Oggi uno studio di Bloomberg mostra che nel Regno Unito il costo d'estrazione sarebbe compreso tra gli 8 e i 12 dollari, con un prezzo del gas che in Europa si attesta sui 10. Questo vuol dire che con ogni probabilità il prezzo del gas in Europa non calerà. Il problema nel dibattito sul gas di scisto in Europa è che si sono volute bruciare le tappe. Si è pensato di poter replicare l'esperienza americana senza tener conto della densità della popolazione e di uno spazio europeo che sono completamente diversi da quelli degli Stati Uniti. Penso quindi che dovremmo prendere tempo, vanno prima fatti degli studi preliminari, soprattutto sull'impatto economico. Se scoprissimo che non apporterebbe vantaggi economici, ma solo effetti collaterali negativi, per me il dibattito sarebbe chiuso. Per partecipare con la tua domanda vai sul nostro sito o cercaci sui social media.